Sono sempre importanti queste cerimonie, l'importante è la memoria che deve essere tenuta viva. Quest'anno è particolare perché siamo mascherati e dopo 70 anni, voglio dire, ci ritroviamo con una maschera che ci ha costretto in quarantena e l'abbiamo vissuta, superata, è stata una seconda resistenza. La pandemia come una seconda resistenza, ma quello che Arezzo celebra ogni 16 luglio dal 1944 è la liberazione dall'occupazione nazifascista, un nemico concreto, reale, crudele, che uccise in nome di razza e ideologia. Una guerra terribile che provocò lutti e rovine, lo sapete, e l'ANPI ha proprio lo scopo di tenere viva la memoria e di tramandare questa memoria ai nostri ragazzi che non conoscono niente. Ci sono rigurgiti neofascisti? Sì, da qualche parte, sì, ogni tanto l'intenzione di disconoscere più queste cose. Noi siamo stati a San Polo ieri l'altro e ogni volta che si va lì è una ferita al cuore, perché appunto rileggere anche i verbali dei medici, le testimonianze che ci sono, è importante e questi ragazzi non sanno nulla e bisogna veramente insistere soprattutto con gli insegnanti e che anche con i provveditori agli studi, perché inseriscono nel loro programma la storia, la storia della nostra gente, delle nostre sofferenze, dei lutti che la guerra ha provocato. Oggi lottiamo contro un nemico invisibile, ma è proprio il coraggio di quegli anni che portò gli italiani alla democrazia e alla libertà, che deve essere d'esempio. Da quel ricordo dobbiamo trarre la forza e l'ispirazione per pensare al futuro. Abbiamo necessità di ricominciare il lavoro, abbiamo necessità di ricominciare a produrre, abbiamo necessità di ricominciare a essere noi stessi. Quindi da questo momento io vorrei veramente che ricominciasse un momento di nuovo rinascimento per la nostra città. Ne abbiamo le possibilità, ne abbiamo le capacità, abbiamo una città bellissima, non facciamoci sfuggire l'occasione di essere tra i primi che sono usciti dall'emergenza Covid e di poter essere tra i primi che producono qualche cosa di diverso rispetto al resto del paese. In parte ci stiamo riuscendo, dobbiamo metterci ancora più forza e più importanza. È un ricordo che va portato in onore di coloro appunto che hanno perso la vita, ma anche un insegnamento per le nuove generazioni che non hanno vissuto e non si immaginano quanto era straziata quella città quando entrarono gli inglesi a liberare Arezzo e trovarono una città distrutta, che però poi ha saputo rialzarsi con grande forza e vigore e oggi è un fiore all'occhiello del nostro territorio.